Andrea Ballarè, candidato alle primarie del centro-sinistra per domenica 27 febbraio, qual è il progetto che hai in mente per la città di Novara? È una città che deve imparare ad essere comunità, deve tornare ad essere comunità e aggregativa, una città in cui le persone contano tutte e partecipano alla vita amministrativa. Questa è la base sulla quale vorrei costruire il mio programma, un programma che si sta delineando in questi giorni, che sta acquisendo dati, informazioni, idee da parte di tutti coloro che fanno parte del Partito Democratico e del centro-sinistra, ma di tutti coloro che vorranno poi venire insieme noi in questa grande avventura che ci porterà alle elezioni di maggio. In questo modo pensiamo di riuscire a coinvolgere le persone e a tirare fuori il meglio che i cittadini novaresi sono in grado di esprimere. Un programma partecipato che cerchi e vorrà rispondere ai bisogni dei cittadini. Ecco, in questi giorni stai incontrando i cittadini di Noir, che cosa le chiedono? Mi chiedono di risolvere i problemi, di capire, di leggere i loro problemi e di trovare delle soluzioni, e di trovare delle soluzioni e di metterle in atto. Questo è quello che vogliono degli amministratori. Non vogliono tante parole, non vogliono tanti proclami, non vogliono tanta ideologia sottostante, vogliono la soluzione dei loro problemi e delle loro difficoltà. Vogliono vivere in una città bella, accogliente, allegra, che dia possibilità di sviluppo e di lavoro per chi ce l'ha e per chi non ce l'ha, e poi dia anche la possibilità di divertirsi e di stare bene. Questo è quello che vogliono i cittadini dai loro amministratori. Lei è il candidato del PD, candidato ufficiale dopo una consultazione interna, un volto giovane per molti, ma in questi ultimi giorni è stato già accusato di non essere così. Che cosa risponde? Ma io rispondo che queste accuse non mi toccano. Io sono sicuramente giovane dal punto di vista dell'esperienza politica perché sono stato presidente del Consiglio di quartiere tanti anni fa e poi non ho più ricoperto incarichi di tipo politico. Ho ricoperto incarichi e ricopro incarichi di tipo amministrativo e credo che questo sia un punto di forza perché io conosco la macchina amministrativa, conosco le dinamiche che sottostanno alla macchina amministrativa, i problemi dei bilanci, i problemi economici che sono ormai il problema fondamentale di qualsiasi amministrazione. Se non si conoscono queste cose non è possibile proporre alcune idee effettivamente realizzabili. Immagino che questi siano punti di forza e non punti di debolezza e quindi sono sicuramente una novità di fronte a tanti politici che lo fanno un po' di carriera ma poi in realtà non sono mai in grado di realizzare effettivamente quello che propongono. Perché gli elettori del centro-sinistra domenica 27 febbraio dovrebbero scegliere lei? Ma perché come rappresentante del Partito Democratico credo veramente di essere, di avere dietro di me un partito, una coalizione che è in grado di rappresentare quelle che sono le istanze e le radici più importanti italiane, il riformismo e il cattolicesimo democratico. E questo è il substrato, la base, le radici sulla quale pongo la mia candidatura. Su questo substrato metto le mie esperienze personali, il mio entusiasmo, la mia voglia di fare, la mia capacità di assumermi responsabilità. Credo che sia già un passo avanti considerevole in questi tempi.